Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il TMV News. Apriamo la nostra trasmissione parlando dell'Atalanta che ieri è uscita dall'Europa League per mano del Lipsia e adesso, vista la stagione non certo positiva rispetto alle precedenti da parte dei bergamaschi, ci si chiede se l'Atalanta non sia arrivata alla fine di un ciclo. Ne parliamo con il nostro corrispondente sulla squadra di Gasperini, Patrick Iannarelli. Ciao Patrick, buonasera. Ciao Lorenzo, buonasera. È finito un ciclo dunque per l'Atalanta? Ma, a questa domanda Gasperini non ha voluto rispondere, nemmeno Martin De Ron in zona mista, però sicuramente è stato messo un punto. Partiamo da questo. L'Atalanta ha perso 2-0 con l'Ipsia, è stata eliminata dai quarti di finale di Europa League. Tra l'altro resta l'amaro in bocca anche alla luce del risultato del Barcellona, possibile finalista, ci sarebbe stata la sfida con i Rangers, insomma non era impossibile arrivare fino in fondo, addirittura viste le premesse e i risultati, vincere il trofeo. Però così non è stato, l'Atalanta dovrà ripartire, in che modo? Cercando di vincere già col Verona lunedì sera al Gio Stadium di Bergamo e non pensare all'eventuale chiusura di un ciclo, perché comunque la squadra è stanca, va un pochino rifondata in tutti i ruoli. Dopo la partenza di Gomez c'è stato un po' un effetto domino che è durato fino a ieri, quindi bisogna entrare in maniera differente nei meccanismi di una società che rischia di sfaldarsi dopo questi 6 anni. Cosa dovrà fare l'Atalanta? Innanzitutto dovrà dare il benvenuto a Steve Pagliuca, il nuovo azionista, capire quali saranno le esigenze, le richieste anche da parte del nuovo fondo e poi capire se continuare o meno con Giampiero Gasperini. Al momento non si può parlare di ciclo finito perché non sappiamo appunto se Gasperini rimarrà o meno. Di sicuro questa squadra qua ha messo però un bel punto su questi 6 anni. Ecco, ma nell'ambiente che aria si respira proprio a proposito del futuro di Gasperini? Potrebbe essere finita la sua spinta, la sua carica per questa squadra? Potrebbe aver spremuto tutto quanto era possibile da questa formazione, perché comunque tra gli altri nomi che si fanno per una sua eventuale sostituzione c'è anche quello di De Zerbi. Che cosa ne pensi? Beh, De Zerbi lo vedo un pochino improbabile più che altro perché è un passato nel Brescia, tifoso del Brescia, quindi diventa anche un po' difficile vederlo sulla panchina dell'Atalanta anche per questioni di rivalità storiche. Si cercherà comunque un profilo interessante, non solo De Zerbi, ovviamente. Comunque la proprietà sta valutando diversi nomi, tra cui quello appunto dell'ex allenatore del Sassuolo, Dionisi, piace molto. Però l'obiettivo è quello di capire un attimo cosa vorrà fare lo stesso Gasperini. Per me la squadra deve essere un pochino rifondata, bisogna intervenire in maniera pesante sulla difesa perché Toloi, Palomino e Jim City iniziano ad avere una certa età, magari Jim City no, però comunque 3 o 4 elementi vanno comprati in difesa sugli esterni ma anche in attacco, quindi bisogna operare in maniera massiccia sul mercato sia in entrata che in uscita, soprattutto in uscita. Vedremo se Zapata e Muriel resteranno. Comunque si ripartirà da Verona. Poi la domanda Gasperini: qual è il suo futuro? Vorrò rimanere finché mi vorranno, io sto bene qui, però il futuro adesso si chiama Verona, quindi vedremo cosa accadrà a questa Atalanta. Di sicuro bisogna intervenire in maniera pesante, Lorenzo, su una squadra che sembra un pochino aver perso tutte le motivazioni e quella carica agonistica che dicevi prima. Ecco, hai parlato di vari giocatori, puntando l'attenzione su Boga, l'ex calciatore del Sassuolo non è riuscito a incidere, è stata, possiamo dirlo, una delusione, perché comunque era arrivato nel mercato di gennaio con la speranza per l'Atalanta di imprimere una nuova spinta ad una delle corsie di questa squadra, però insomma si è visto poco e ci si aspettava molto di più. Sì, al momento Boga è un giocatore fumoso che pensa più al dribbling che alla finalizzazione, è un giocatore veramente poco incisivo in questa rosa qui, però è normale che quando le cose non vanno nel verso giusto si trovano tutti i difetti del caso, quindi secondo me l'obiettivo dell'Atalanta adesso è cercare di tornare, anzi di riconfermarsi in Europa League, una competizione che sembra essere un pochino tagliata su misura su questa squadra, e poi ripartire da capo. Boga di certo dovrà cambiare atteggiamento, lo stesso Musso, sono due giocatori che non hanno impressionato in maniera positiva quest'anno, bisogna un attimo però far finire la stagione, perché adesso ogni giudizio, nonostante il risultato pesante, perché
ci si aspettava un cammino differente in Europa League. Ogni giudizio può essere un pochino affrettato, quindi Certo, in casa Atalanta. comunque dicevo, sarà decisiva per l'Atalanta per il proprio prosieguo del campionato, la partita con il Verona, perché la squadra di Gasperini in questo momento rischia di rimanere fuori dall'Europa League, rischia di rimanere fuori da una competizione europea. Esattamente Lorenzo, giusta osservazione, bisogna prima capire se ci sarà addirittura la Conference, perché in caso di Conference League l'Atalanta potrebbe anche tentare una scalata europea il prossimo anno, visto che comunque parliamo di competizioni europee alla portata della squadra di Gasperini, però l'obiettivo prima è qualificarsi, secondo me serve un pochino di tempo, queste sono le sensazioni che trapelano da Zingonia in questo momento, serve un pochino di tempo anche per smaltire una delusione, perché dopo l'1-1 dell'andata tutti si aspettavano una qualificazione in semifinale. Grazie Patrick, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Adesso ci occupiamo del caso plusvalenze e non solo, anche del mercato del Torino, attraverso questa intervista proprio con il presidente dei Granata, Urbano Cairo. Sentiamolo. Vediamo molte volte, sono molte le cose che influenzano i valori dei calciatori, no? Le prospettive che uno pensa che abbiano, tante cose, per cui Ma ad non è esempio, facile. Brenner quanto vale? Non lo so, non lo Ogni so. settimana, Winter ogni si è già fatto settimana di più. sentire? Winter si è Come? già fatto sentire? No, c'è molto interesse e molto anche all'estero. Però vediamo, dai, aspettiamo bene il campionato, mancano 7 partite che non sono poche, per cui poi Ma su vedremo Belotti com'è. ci sono novità? No, Belotti ha scadenza, potrebbe aver già firmato con qualcuno. Diciamo che dal 1° febbraio era libero di firmare, no? Forse doveva comunicarlo, ma diciamo che teoricamente potrebbe anche averlo fatto, non credo. Insomma, Mi sembra un po' deluso da questo tempo. no, ma ne ho già parlato, io di questo tema ormai non parlo più. Delle plusvalenze, ma anche di altri temi, parla il presidente del CONI Malagò, che ieri è intervenuto a Firenze a margine dei festeggiamenti degli Assi, società storica sportiva fiorentina che compiva 100 anni. Ma io per esperienza, perché viaggio l'Italia e conosco le realtà di tutti i comuni, è impossibile accontentare tutti. Parte della tifoseria, i media, i proprietari della società, i comuni, le regioni, le sovrintendenze. Bisogna onestamente che ognuno ceda qualcosa rispetto al suo ideale, la zona, il luogo, le dimensioni, il progetto, i costi, perché sennò noi poi diventiamo i campioni del mondo nel non fare nulla. Questo io mi sento non solo Però le di... piace questo progetto nuovo di Sì, stadio? assolutamente sì. Però si può dire che Firenze, con la possibile ristrutturazione del Franchi e il Viola Park che lei ha visto della Fiorentina, può essere un esempio a livello nazionale? Beh, con la ristrutturazione dello stadio e col Viola Park, Firenze onestamente non è candidata, è certamente la città, non me ne vengono in mente altre sinceramente, con tutto il rispetto del mondo, questo Viola Park, diciamo, è sicuramente, diciamo, qualche anno generazione nuova rispetto allo Juventus Stadium. Adesso è vero che lo Juventus Stadium sta facendo la cantinassa, è un progetto straordinario, però diciamo, il combinato disposto andrebbe in testa a tutti, a Napoli, a Roma, a Milano, a Bologna, a Verona. Penso che questo sia tanta roba. C'è una cosa che mi ha molto colpito durante proprio il giorno in cui ci fu la presentazione del concorso vincitore. Lei disse che le sarebbe piaciuto che di più che la politica sul PNRR vi coinvolgesse. Vi sentite un po' esclusi e poco considerati? Onestamente non è che ci sentiamo un po' esclusi, no, siamo stati esclusi. Cioè, ma la mia non è polemica, è semplicemente un dato di fatto. E certo che diciamo che questo più che fa dispiacere, credo che questo poi è dimostrato abbondantemente a livello unanime, penso che le competenze che abbiamo oggettivamente, senza offesa per nessuno, oggettivamente non credo che ce l'abbia la politica nel nostro campo, che invece è da ringraziare. Dal fatto che ha messo sul piatto tante risorse che voi, come vedete, danno delle grandi opportunità, però indubbiamente parlate con qualche sindaco e parlate con qualche federazione, anche quando è un qualcosa di più, appunto bisogna sempre ringraziare, sta creando sicuramente, insomma, un'ampia discussione. Con la parola discussione sono eufemista. Presidente, presidente del CONI, ma anche da uomo di sport, che cosa pensa del caso e del caos plusvalenze, anche se la situazione è in divenire?
mi conoscete, io sono non diplomatico, sono laico. Nulla può essere peggio di un presidente del CONI che interviene su una richiesta di un procuratore di una federazione che deve essere vagliata addirittura al primo grado. Aspettiamo tutto l'iter e poi vediamo, perché non potrei aggiungere altro e sarebbe irresponsabile farlo. Un'idea generale se le sarà fatta? Ma un'idea generale è molto semplice, cioè c'è questa dinamica sulla valutazione tra virgolette oggettiva che va verificata in che termini questo può o meno aver creato, diciamo, delle alterazioni contabili, ma non sono certo io a giudicarlo nel modo più assoluto. Grazie. Sulla nostra nazionale, sulle prospettive di rilancio della squadra di Roberto Mancini, si è espresso così Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico. È stato un anno, un periodo straordinario per l'atletica italiana, meno per il calcio italiano, al di là della vittoria degli europei, la mancata qualificazione mondiale. Ecco, lei che è uomo di sport, si è occupato anche di calcio, che pensa di questa situazione e anche della questione giovani, visto che appunto anche di questo si è occupato, il rilancio dei giovani, il maggior utilizzo dei giovani? Ma io penso che investire sui giovani sia indice di buon senso e di ragionevolezza se si vuole costruire un movimento per il futuro. Non ci sono altre vie, ma non bisogna essere scienziati per affermarlo. Nello stesso tempo dico che, insomma, il calcio è vero che, insomma, l'esclusione dai mondiali, peraltro la seconda, insomma, che priva tanti giovani delle magnifiche narrazioni, no, che accompagnano la nostra gioventù, ma che noi abbiamo avuto la fortuna, è qualcosa che ci rattrista tutti quanti. Nello stesso tempo però, ma lo dico con il sorriso sulle labbra, c'è un calcio amputati che è qualificato per i mondiali, il calcio femminile della Federcalcio che si sta giocando la qualificazione. Insomma, impariamo a raccontare tutto il calcio, poi dopodiché naturalmente c'è il calcio della squadra che noi tutti tifiamo, sosteniamo perché è così, è giusto così, però lasciamo lavorare la federazione, vediamo. Io penso sempre che quando si cade su qualcosa è il momento per avere la capacità di ricostruire, e probabilmente questo è il momento adatto. Parlava poco fa di investimenti sullo sport. Siamo a Firenze, c'è una proprietà americana, qualche anno, parlo di Fiorentina, che ha realizzato un centro sportivo tra i più grandi d'Italia. Non so se ha avuto modo di incontrare mai Commisso, cosa ne pensa e cosa pensa di questo investimento. No, purtroppo non ho mai avuto modo di incontrare Commisso, né tantomeno di conoscere l'investimento di cui mi parli. Io penso che naturalmente qualsiasi forma di investimento che vada nella direzione di dotare le nostre città di un'infrastruttura sportiva che possa rispondere sempre più alle esigenze della comunità territoriale, naturalmente, sul quale va a insistere, è una cosa buona. Naturalmente poi molto dipende non soltanto da come le infrastrutture vengono generate, ma da come vengono gestite e in che misura riusciranno ad accogliere la domanda di offerta sportiva. Adesso andiamo a sentire le parole di Larissa Iapichino, che ha parlato di se stessa, ma anche della Fiorentina, lei che è tifosa viola. Sì, è un momento ovviamente molto importante, perché comunque si passa dalla stagione outdoor alla stagione indoor, alla stagione outdoor, e sì, è un momento di preparazione un po' più breve rispetto appunto a quello che sia l'inverno. Però sicuramente queste indoor mi daranno una spinta in più, ho imparato tantissimo, sia lezioni personali che tecniche che mentali. Quindi non vedo l'ora, ecco, di poter solcare di nuovo le pedane. Quest'anno, tra virgolette, ti sta dando la carica anche la Fiorentina, che vola verso l'Europa? Beh sì, allora devo ammettere che quest'anno non ho seguito molto il calcio perché sono stata occupata con un altro sport in particolare, però ho visto, insomma, le grandi gesta della nostra viola, ho potuto avere qualche cosina e sono sempre molto fiera di essere fiorentina e appunto che la viola ci stia portando sempre più in là. Andiamo a salutare Daniele Amerini. Ciao Daniele, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera. Domani, tra le altre partite, Fiorentina-Venezia, tu hai giocato oltre che con la maglia viola anche con quella del Venezia. Fiorentina lanciata verso l'Europa, il Venezia invece deve giocarsi
probabilmente le ultime chance per restare in Serie A, è reduce da una serie di sconfitte consecutive abbastanza preoccupanti, e soprattutto si è caratterizzato il Venezia per aver perso le ultime partite nei minuti di recupero. Che cosa pensi della situazione di Venezia e anche naturalmente di quella della squadra di Italiano? Ma Venezia era partito bene, aveva tra l'altro secondo me anche trovato dei, diciamo, delle scommesse vincenti, dei giocatori che sembravano che potessero, insomma, alzare il livello della squadra. Poi probabilmente si è un po' incartato, nonostante secondo me il Venezia abbia un buon allenatore, un buon impianto di gioco, però alla fine credo che l'esperienza conti e stia pagando probabilmente la poca esperienza di certi giocatori. La Fiorentina deve stare attenta, comunque la partita è chiaramente insidiosa, però io credo che sulla carta, non, visto anche il momento della squadra italiana, non ci sia partita. Anche se ultimamente la Fiorentina sta giocando meglio fuori casa che in casa, però io credo sia la partita, insomma, ideale per andare a prendersi l'Europa, comunque per aggredire, diciamo, le squadre davanti, che hanno un calendario in questo momento, secondo me, peggiore di quello della Fiorentina. Fiorentina che tra l'altro penserà anche inevitabilmente alla gara di Coppa Italia, la semifinale di ritorno contro la Juventus in programma mercoledì prossimo a Torino. I viola partono dallo 0-1 dell'andata, anche questo è un grande obiettivo per la Fiorentina. Ma un grande obiettivo, c'è il rammarico secondo me del gol preso, che chiaramente complica secondo me un po' la gol, un po' le cose, con una Juve che comunque in questo momento ha ritrovato anche giocatori che un mese fa non aveva, quindi sarà una partita molto complicata quella con la Juve, chiaramente, però la Fiorentina vista a Napoli, ma vista quasi sempre, specialmente con le grandi squadre, anche con l'Inter a Milano, è una squadra che va a fare la partita, che non ha timore reverenziale, non ha paura di aggredire altri avversari anche fuori casa, quindi io ho quasi sempre vista imporre il gioco, quindi ci sta anche che vada a fare risultato a Torino, chiaramente. La Juve è una grande squadra, che, ripeto, ha ritrovato anche giocatori che un mese fa non aveva. Ecco, sempre a proposito della Fiorentina, in questo momento sembra aver trovato anche quei giocatori che stava aspettando e che sono arrivati nel mercato di gennaio, mi riferisco a Icone e anche a Cabral, che ha segnato un gran gol contro il Napoli. Che ne pensi? Ma sai, io penso che i giocatori vanno sempre comunque aspettati. Poi Per come la vedo io, per l'esperienza che ho avuto anche quando giocavo, la fortuna di tanti giocatori la fanno anche gli allenatori. Io credo che la rivalutazione di certi giocatori, come Duncan, Saponara, e ora comunque l'esplosione comunque di Nico Gonzalez, io credo che grande merito vada dato a Italiano, perché comunque sta tirando fuori da tutti i giocatori il meglio. Ci sono campioni che puoi avere allenarti anche Oronzo Canà, che rimarranno campioni, altri giocatori, magari buonissimi giocatori, secondo me il rendimento cambia in base anche a chi ti allena, in base alle motivazioni che sa darti, in base anche a 5 metri più a destra o più a sinistra che l'allenatore riesce a capire dove il giocatore rende più. E quindi, ripeto, bravi tutti, ho detto bravissimo Italiano, però a tirare fuori il meglio da tutti questi giocatori, ripeto, che comunque un anno fa venivano criticati, quindi grande merito secondo me va dato al mister. Tornando alla lotta per l'Europa League, la Fiorentina dovrà vedersela con la Roma, con la Lazio, mentre l'Atalanta, a tuo parere, dopo l'uscita dall'Europa League avvenuta ieri contro il Lipsia, potrà avere un ulteriore contraccolpo psicologico? Ma il contraccolpo secondo me l'Atalanta è chiaro che ha avuto tanti infortuni, quindi sta pagando da un paio di mesi a questa parte secondo me l'assenza di certi giocatori, iniziano a conoscerla gli avversari, quindi prendono le contromisure e probabilmente dovrà a fine anno dovrà anche rivedere qualcosa, però rimane una squadra difficilissima da affrontare, quindi in questo momento è in difficoltà, però non la darei per morta. Io credo che il calendario più brutto ce l'abbia la Roma, anche se è in una buona condizione, però deve incontrare l'Inter, deve incontrare il Milan, la Fiorentina. Come si era detto altre volte, chi deve incontrare queste squadre, Fiorentina, Sassuolo,
è dura far punti, infatti insomma, c'è stata la dimostrazione che insomma, la Fiorentina ha a togliere punti all'Inter, al Napoli, quindi sarà una bella mina vagante per tutti. Daniele, grazie per il tuo intervento, buon proseguimento, a presto. Grazie a voi, un saluto a tutti. Bene, dunque, dopo questa chiacchierata con Daniele Merini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Ci ritroveremo domani. Grazie per averci seguito. Buona serata.